Particolarmente contento, dove dire, ed emozionato per portare questa mostra qua al Loggiato San Bartolomeo, e ringrazio il dottore Picali che ci ha dato a disposizione questo posto straordinario all'interno della seconda settimana delle culture. Questa mostra mi emoziona perché in realtà l'11 maggio del 2010 l'abbiamo inaugurata a Salemi con Vittorio Sgarbi sindaco, alla presenza del Presidente della Repubblica all'interno di quello che era il Museo della Mafia. Il Museo della Mafia, che è stata un'opera straordinaria realizzata a Salemi, che ha attirato circa 50.000 visitatori in 2 anni, ma poiché ci hanno giudicato mafiosi, è crollato un po' tutto, è il museo con noi, nel senso che i commissari e le nuove amministrazioni hanno un po' abbandonato quelli che erano i contenuti che noi avevamo ideato. Per cui ringrazio molto Janine, che è la moglie di Patrick Hilbert, che è l'autore che oggi vedremo, ed Emilia Mihailova, che è stato il nostro, diciamo, gancio a Salemi per portare questa mostra qua. Perché Janine, probabilmente un po' scontenta di come andassero le cose a Salemi, mi chiedeva se poteva portare questa mostra a Palermo. Noi abbiamo con Gabriella e con il dottore Ticali, per fortuna, trovato una soluzione immediatamente inserita alla settimana delle culture e l'abbiamo portata qui. Io darei la parola a Vittorio perché lui ve la racconterà per come l'ha vissuta. Noi abbiamo conosciuto Patrick prima che purtroppo se ne andasse, ed era un uomo appassionato della Sicilia e del suo territorio e dei suoi uomini. Era residente a Salemi, l'abbiamo accolto, l'abbiamo voluto all'interno del museo. Vittorio è stato l'ideatore del museo, a lui gli darei la parola dopo un breve conciliabolo con Sabrina. Ma che noia. Per quelli che hanno visto la mostra Artisti di Sicilia, mi pare che sia una cosa non prevedibile nella mia superbia, nonostante che abbia dovuto resistere ieri anche all'aggressione di una signora che pretendeva di esserci, e probabilmente ci sarà. Avessi descritto anche la vicenda di un giovane artista che è arrivato all'ultimo momento con un'opera che mi sembrava degna ed è stata ammessa, ma questa volta la vicenda non riguarda né che è stato respinto a mia insaputa, né che è stato accolto per caso, ma un errore di visione, che è quello per cui è sembrato che Artisti di Sicilia dovesse essere relativa a chi ha lavorato, a chi è nato o a chi è vissuto in Sicilia. E quindi ci sono presenze eterogenee di artisti come Pirandello o Trombadori che sono nati in Sicilia, o perlomeno hanno un'origine siciliana e poi sono arrivati a Roma, e altri invece come Sarnari o Guccione che hanno ovviamente lavorato a Roma ma sono venuti in Sicilia. Ecco perché è una lacuna grave, ed è colpa anche di Tortorici, non aver inserito tra gli artisti di Sicilia Patrick. Sarebbe stato giusto, perché nessuno è più siciliano di chi lo vuole essere, di chi sceglie un luogo per il suo destino di vita e di invenzione. E così io, arrivato a Salemi, non spontaneamente, ma trasportato da un politico locale infamato oltre il giusto, da lui stesso, Gian Marinaro, sono stato introdotto a Patrick. Era felice questo ruspante politico locale che ci fosse un artista straniero cui non poteva valutare lui il merito e il demerito, e demandava a me di dare il giudizio pertinente che deve dare un critico, che poteva essere, vista la mia natura, anche inclemente o severo, e valutare alcuni caratteri illustrativi che per esempio gran parte della critica impediscono di vedere opere come queste. E invece è per la mia natura, che è aperta a ogni esperienza artistica, soprattutto a quelle che hanno una radice autentica,
Io immediatamente vidi in queste caricature, in queste illustrazioni, in questo racconto di Sicilia, aveva diverse ipotesi nella sua impresa estetica, anche quella appunto dell'ironia, del divertimento. C'era anche un'illustrazione in cui ero preso in giro, ma mi rendevo conto che c'era un formidabile talento, un formidabile mestiere e una passione autentica per la luce, il sangue, la vita e la morte della Sicilia. Dico questo perché questa è la premessa. Allora, superato il primo impatto che al sindaco, quasi sindaco, proviamo degli esordini di quella vicenda, Sgarbi, Patrick, piaceva, tutto diventava più semplice, non c'era nessun conflitto possibile, né una mia posizione di ostacolo o di indifferenza. E così il primo che a un po' più di un euro acquistò una casa di quelle che avrei chiamato un euro a Salemi è stato proprio Patrick con sua moglie, con i suoi parenti, che arrivavano probabilmente inizialmente per passare una parte del loro tempo e poi si erano naturalizzati, erano diventati cittadini. Oggi credo che la moglie di Patrick viva a Salemi con la convinzione che essa sia una sua patria naturale, una patria elettiva. E questo vale per i sopravvissuti. Per la parte che riguarda la vita comune, la vita del sindaco Sgarbi, rappresentata con la fascia di pancia in una di queste immagini, e la vita di Patrick, c'è appunto, ricordava il nostro assessore alla cultura e alle attività del centro storico, Bernardo Tortorici, l'invenzione di un museo della mafia che nasce con la Fondazione Rosselli, è particolarmente sostenuto da me semplicemente senza paura delle parole, perché inizialmente qualcuno ricorderà quel museo era stato concepito per Corleone. Corleone è una città più adatta alla storia della mafia che Salemi. Salemi forse di mafia non ne ha vista, se non talmente alta da essere incerto che lo sia, visto che nessuna sentenza definitiva ha condannato per mafia perfino i cugini Salvo. Per cui la città è ideale alla Corleone, ma come i luoghi dove la mafia c'è, non qui dove la mafia non c'è, la mafia rappresenta anche l'antimafia e quindi ha paura di se stesso, finge di averla. E così i sindaci e gli amministratori trovarono un museo della mafia troppo forte e fecero un centro di documentazione dell'attività dell'antimafia. C'è una puttanata adatta soltanto a studiosi, ipocriti o fasulli che cercano di far capire che sono antimafiosi attraverso i luoghi comuni dell'antimafia di maniera professionistica. Per cui Corleone ha perduto l'opzione di un museo che avesse semplicemente la possibilità di accogliere una parola. D'altra parte ciò che diventa museo è generalmente morto. E allora quando venne da me la rappresentante della Fondazione Rosselli, portata da un nostro assessore esterno, io dissi facciamo un museo della mafia, un chiamato museo della mafia, non centro di documentazione dell'attività dell'antimafia, che è un modo ipocrita per la paura delle parole. Ed ebbe grande successo, costò rispetto a quello vagheggiato e realizzato a Las Vegas, che è costato 25 milioni di dollari, è costato 63 mila euro, realizzato da un genio della visione e della drammaticità che nasce dalle catacombe dei Cappuccini, qual è Cesare Inzerillo, che ha lavorato con Cipri e Varesco ed è un personaggio che sente la mafia non per fare dell'antimafia di professione, ma per raccontare una radice emotiva, tragica, drammatica, interiore, che la mafia lascia dentro anche chi la combatte ma la patisce. E allora questo museo è stato pieno di fascino e pieno di, anche con alcune polemiche, appunto con il Salvo, la cui famiglia, nonostante che abbia lasciato la prima pagina di giornale, non voleva l'acquisizione di una condanna che non era ancora stata fatta, non c'era nessuna condanna definitiva, quindi io ho voluto lasciare il processo per mafia ai Salvo, dovendo riconoscere che avevano buone ragioni anche i parenti a non accettare una condanna soltanto di umor popolare. Ma insomma, con tutte le polemiche che sono nate, Napolitano che è venuto ad inaugurarla, una sezione stabile di quel museo è stata la eccitazione della fantasia di Patrick, che ha deciso di essere presente con una infinita narrazione dei morti di mafia nella meraviglia di Sicilia, con un contrasto sul piano estetico rappresentato dall'immagine del morto, che viene guardato con culto, quasi fosse un santo di mafia, che è in bianco e nero, e la lussureggiante bellezza del paesaggio, dei monumenti, delle nature morte, della bucceria, della vita nelle strade, di una bellissima
regione, di un luogo straordinario per viverci, che è contristato dall'ombra della morte. Il taglio è il taglio degli ex voto, anche nella misura e anche nella concezione, ma l'amore e la fantasia per la Sicilia, che si vedono sullo sfondo di queste invenzioni, sono la prova di quanto fosse diventato siciliano e soprattutto in questa impresa Patrick, che aveva, dopo i primi incontri con me, scelto questa rotta per dare un nutrimento di storia, di immagini, di fantasia a quel museo. E quindi il museo si è aperto con una sezione, con una parte che sarebbe dovuta essere stabile in quanto museo. E dicevo prima, il museo è parola che serve a neutralizzare la violenza della parola mafia, che viene usata ed abusata, ma fin tanto che essa esiste rappresenta il male e rappresenta la violenza che non puoi in alcun modo prevedere, cioè la forza della mafia è colpire quello che non te l'aspetti, e quindi anche la prevenzione è difficile. Però quando è che fai un museo? Fai un museo quando una cosa ha compiuto la sua storia e dovrebbe essere finita. Il mio era un augurio, io ho detto il museo della mafia come un museo dell'archeologia della mafia. È una storia finita che lascia eccitazione in chi viene, il turista che vuol sapere dove hanno ucciso Salvatore Giuliano, dove hanno ucciso Falcone, qualcosa che poi tra l'altro tutti accettiamo negli impressionanti e violentissimi film di mafia che eroizzano i mafiosi. Questo pare normale, nessuno si lamenta, anzi con quello si fa una propaganda negativa per chi deve venire in Sicilia, che vede quanto sia pericolosa, ben oltre quanto lo è, e contemporaneamente si fa cassetta attraverso la dimensione morbosa di quei racconti. E allora se ci sono i film sulla mafia, se c'è il capo dei capi, perché non ci può essere un museo? Quel museo è stato apprezzato anche da alcuni magistrati, cosa di cui sono abbastanza soddisfatto, ma prova l'errore di Corleone nell'aver paura della parola, nel non accettare l'idea che il museo voleva dire una storia, cominciata esattamente con l'Unità d'Italia. Quando l'Unità d'Italia umilia la Sicilia, e l'umilia comunque anche per chi non è autonomista, è come se i mafiosi in quel momento, in una dimensione per così dire romantica, anche se sempre negativa e criminale, rappresentassero la reazione allo Stato unitario. Poteva essere mafioso il principe Salina, che era contrario a diventare senatore del regno, perché la sua concezione era quella di chi vuol difendere ciò che si è perduto. E il potere mafioso era un potere di tutela autonoma di un'isola che non aveva accettato, nonostante fosse l'origine dell'Unità d'Italia con Garibaldi a Marsala e a Salemi, di essere accorpata al regno piemontese. Quindi questo, la mafia, le sue origini, la coincidenza della parola, mi fa pensare che abbia uno spirito profondamente antirisorgimentale per dire il nostro potere deve rimanere soltanto nostro. E per questo che è stato condannato Lombardo. L'autonomia di Lombardo è l'ultimo epifenomeno della mafia, al di là del fatto che lui sia mafioso o meno. Vuol dire noi siamo un potere che nessun altro potere può conculcare, può ridurre a sé. E questo è una teoria. Poi naturalmente la mafia è diventata quella che sappiamo, quindi non se ne può neanche immaginare quell'origine che peraltro noi documentiamo con le prime parole, i primi dizionari, il P3 che indica la parola mafia proprio nel 1860-61, come se in quel momento quella parola, che voleva dire addirittura mafioso, come dire bello, qualcosa che era la bellezza dell'autonomia, è iniziata. Quando noi arriviamo alla fine, immaginando che dopo le stragi del 92-93, e non la trattativa, ma la fine della mafia, o per la sua agonia, il suo coma, come io credo che sia, la sua condizione reale, non è immaginabile che quando muore un grande imprenditore o un grande capitano d'industria, suo figlio sia per forza adatto a farlo come lui. Così non è immaginabile, dopo aver decapitato la mafia, sia sempre pronto uno che può essere il nuovo capo. Io sono convinto che la mafia sia un corpo che agisce ancora, ma senza una testa che la guida e ha un riferimento unitario per le sue azioni. Quindi questa è una visione che si può discutere. Certamente in quel museo la parte più strutturale, il racconto della tragedia degli individui, della morte di alcuni eroi e anche di eroi dimenticati, di uomini di scorta e di persone che non avevano ragione di essere uccise se non perché seguivano qualcuno contro cui occorreva dare un segnale simbolico, tutto questo è raccontato in questi più di 100, credo, dipinti, che sono appunto come tele ma tavolette di ex voto, ognuno dei quali è dedicato a un santo sacrificato dalla mafia in nome di valori ed ideali che lui rappresenta, perché ci sono Impastato, Falcone, Borsellino, tutti quelli che anche altri meno conosciuti, Eva Romera Loi che ricordavo prima, e Padre Pugliesi. Un racconto che mostrava sia la conoscenza della storia della Sicilia di Patrick, quasi come un sociologo,
o un giornalista dei buoni, che non sono tanti, tipo Alfio Russo, che raccontano la storia della mafia. E dall'altra parte quel canto lirico che si erano concessi i Trombadori e i Guttuso nel descrivere la bellezza della Sicilia. Quindi voi vedrete immagini bellissime in cui la morte in qualche modo è isolata, è congelata, è la parte che richiede un atteggiamento di devozione, di preghiera verso questi santi morti di mafia. E in fondo, dappertutto, la bellezza della città, la bellezza del paesaggio, la bellezza del mare, la bellezza della Sicilia. Quindi due opzioni, quella drammatica e quella dell'idillio, entrambe corrispondenti a una consapevolezza dell'essere siciliano. Per cui Patrick è stato uno degli ultimi grandi artisti siciliani ed è stato un errore nostro, che potremmo correggere, non metterlo nella vostra artista di Sicilia, che non vuol dire nati in Sicilia, ma siciliani d'elezione, e massivamente, quando sono incapaci di intendere, è la storia e la bellezza del mito, perché è il mito la Sicilia, ma è anche la morte che la mafia rappresenta. Metterli insieme crea questo racconto che voi vedrete in questa mostra molto ricca, che è stata il corpo e l'anima del Museo della Mafia a Salemi, fin tanto che anch'esso, come tante altre cose da noi intraprese in quella mia sindacatura, sono state dissolte o cancellate o dimenticate, e quindi si è persa anche la capacità di attrazione di quel museo, in cui Dati ricordava Bernardo Contorini, c'era così dito come non capita mai, di recuperare quanto avevamo speso. Abbiamo speso tanto e recuperato tanto. Il museo poteva andare avanti, ha tolto addirittura la pubblicità per mettere non so quale altra sciocchezza dal Punta Raisi, appunto l'aeroporto Falcone Borsellino, e i familiari e gli amici di Patrick hanno pensato che era ingiusto lasciare in ostaggio queste opere così belle in un museo disertato, ed era cosa buona e giusta portarle qua a ridosso della mostra, che dovrebbero durare 4 e sarebbe stata concatenata ad artisti di Sicilia. Abbiamo anticipato per le mie liti con Emanuele Manuele a ieri pomeriggio, ma questa mostra è corpo e parte fondamentale di artisti di Sicilia, e lo è in un percorso che fa di tutti questi quadri un'opera sola, come il Trionfo della Morte di Palazzo Abbatelli. Se è un grande affresco, sono tante stazioni con una via crucis, è una via crucis di mafia e di bellezza, che costituiscono un corpo solitario, un opus magnum ripartito in tante stazioni. Le vedrete qui nei piani successivi, la mostra è particolarmente bella, è anche la fine di un sogno salernitano, che è stato un sogno di bellezza per l'Italia, ucciso non dalla mafia, ma da una falsa antimafia. Sempre un'operazione complicata dal punto di vista sia amministrativo, gestionale che tecnico. Quando Bernardo Contorini propose, meno di 14 giorni fa, di occupare il Teatro di San Bartolomeo per questa esposizione e inserirla con la complicità del comitato, complicità, ho detto brutalmente questo termine, connivenza, visto che siamo all'interno di un discorso bravo, quasi criminale, di occupare questo spazio con il supporto della settimana delle culture del comitato organizzatore era atterrito, anche perché avremmo dovuto avviare lavori di recupero di alcuni vani del loggiato di San Bartolomeo, che quando abbiamo consegnato erano messi male perché uscivano fuori dalla nostra vintage che aveva registrato circa 58.000 visitatori, che per Palermo non è un'operazione da poco, atteso comunque un'opera culturale che fa che. E però poi disse: ci sai, è anche un tentativo da parte di professore Strato riappropriarsi e restituire soprattutto a un pubblico ormai sopito un grande artista che aveva scelto per Salemi, e quel museo è davvero trascurato. E poiché togliere Sassolini dalle scarpe è sempre un'operazione piacevolissima, abbiamo detto Luisa Zuppellini, che noi lo facciamo in maniera silenziosa, però contribuiamo a creare il caso.